Sapete, esiste un solo principio costante, un solo principio universale dell'unica autentica verità, la causalità. Azione, reazione, causa ed effetto. Tutto comincia però con una scelta. No, errore. La scelta è solo un'illusione creata e posta tra chi ha potere e chi non ne ha. Guardate là, quella donna. Buon Dio, guardate la sua bellezza. Ha effetto su tutti quelli che lei ha intorno. È così ovvio, così bourgeois, così noioso. Ma aspettate. Osservate. Ecco, vedete, le ho mandato un dessert. Un dessert molto particolare. L'ho scritto io, di persona. Inizia tutto in modo così semplice. Ogni sequenza del programma crea un nuovo effetto. È come poesia. All'inizio, un impeto emotivo, calore, il cuore che palpita. Riesci a vederlo, Neo, sì? Lei non sa capacitarsene. Perché? Sarà il vino? No. Cos'è allora? Quale ne è la ragione? Presto non ha più importanza. Presto i perché e le ragioni evaporano. E ad avere importanza resta solo l'emozione in sé. Ecco, questa è la natura dell'universo. Contro questa cosa noi lottiamo, la rinneghiamo, ma è una messa in scena, è solo facciata. Al di sotto della nostra composta apparenza, la verità è che noi siamo assolutamente... senza controllo. Causalità. Non c'è verso di sfuggirle. Le saremo in eterno assoggettati. La nostra sola speranza, la nostra pace, dipendono dal capire questo, dal capire innanzitutto il perché. Il perché è ciò che differenzia noi da loro. E voi da me. Il perché è la sola vera fonte di potere. Senza di esso siete impotenti. Così siete venuti da me, senza perché, quindi senza potere. Un altro anello della catena.